Adesso anche sulla questione della Lega, ma vogliono dirci che cosa in 15 anni che gira, che cosa ha inventato la Lega al netto delle ronde sulle politiche regionali e locali? Che cosa ha inventato? Io continuo a ricordare a noi stessi, perché ce ne siamo dimenticati, che dalle culture nostre è venuto tutto quello che si è inventato nelle politiche regionali e locali. Le nostre culture hanno inventato l'urbanistica, gli asili nido, le aree artigianali, la sanità pubblica che nasceva comunque, è sempre in altre esperienze locali, il centro, le leggi nazionali, noi siamo in Francia, le leggi nazionali di riforma sono sempre venute fuori da esperienze locali, regionali, sui grandi temi sociali, sui grandi temi del territorio, sui grandi temi dell'ambiente e così via dicendo. E tutte queste cose hanno inventato le nostre culture. Adesso dico mica, noi dobbiamo aggiornarci anche noi, perché sono cose che abbiamo cominciato, bisogna mettere cose nuove, tutto quello che volete. Ma questi in 15 anni che cosa hanno inventato? C'è una cosa che possono dire che hanno inventato. Io dico, la Lega è ora anche di, secondo me, di essere un po' più netti. Naturalmente senza, io non li ho mai snobbati, ho mai pensato sono quelli con l'elmo. No, 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 sono nel popolo, benissimo. Però adesso ce le cantiamo chiare. Tu dici che sei col popolo, ma sei quello che tiene sul miliardario, sei solo tu che lo tieni su. Che sei determinante, decisivo. Sei tu che hai votato il condono. Sei tu che hai votato tutte le leggi ad personam. Sei tu che voterai questo decreto vergognoso. Sei tu che hai preso 300 milioni dalla piccola impresa e li hai dati all'Italia. Insomma.